Hai già consegnato? No. Allora perché non scrivi? Ho già finito. Cosa leggi? Ti interessa? Così. Te l'hanno consigliato? No. L'ho vinto al bingo. E che cos'è il bingo? Una lotteria. Conosci qualcos'altro di Lorenz? L'amante di Lady Chatterley. Chi è lo spiritoso della brigata? Io, professore. Quali altri? Salve e buona visione a tutti. Questa sera io e Marco abbiamo deciso, vista purtroppo la recentissima scomparsa del grande Alain Delon, che è stato un grandissimo attore, un mito a livello internazionale e nonché un sex symbol, soprattutto amatissimo dalle donne. E quindi abbiamo pensato con Marco di rendere omaggio a questo grande attore con uno dei suoi film a mio parere più belli, insieme al Gattopardo. Si tratta in pratica di una delle più belle interpretazioni di Alain Delon e sto parlando di La prima notte di quiete, un film molto ben scritto e diretto da un bravissimo Valerio Zurlini, dalle atmosfere pumble e ventose di genere drammatico e romantico del 1972 e con un cast eccezionale comprendente Sonia Petrova, Giancarlo Giannini, Adalberto Maria Merli, Salvo Randone, la grandissima Alida Valli, Renato Salvatori, Nicoletta Rizzi e Dulcis in fundo, una strepitosa interpretazione drammatica di Lea Massari, straordinaria nella sua performance, a mio parere, qui nel ruolo di Monica, l'amante del protagonista del film, che è Alain Delon. Ma passiamo subito alla trama. Protagonista è Daniele, interpretato magistralmente da Alain Delon, un giovane insegnante di lettere che si trasferisce a Rimini per lavorare come professore supplente in un liceo classico. Qui conosce una sua bella alunna, Vanina, di cui si innamora, per cui comincerà a corteggiarla cercando di entrare nella sua vita. E ci riuscirà, anche se Daniele in realtà è un uomo molto introverso e tormentato, che ha perso ogni interesse per la vita, ma che ricomincia a ritrovarlo grazie a Vanina, che però ha da tempo una torbida relazione con Gerardo,
il quale è un tipo altezzoso e superbo, geloso ed infedele, che esibisce ed ostenta la propria ricchezza e tratta la ragazza in modo arrogante, come se fosse una specie di trofeo. Daniele, che in realtà ha da tanti anni un'amante, Monica, con la quale però non si sente appagato, sembra trovare in Vanina quella fiamma vitale, quell'interesse che sembrava ormai spento, e con lei progetterà di fuggire per strapparla dalle grinfie di Gerardo. Ma qui io mi fermo per non spoilerare. Trattasi di un film bellissimo, dove il malessere esistenziale si fa ricerca di un senso difficile da trovare, ma di cui si sente il bisogno. La performance di Delon è magistrale per la sua profondità ed intensità, riuscendo a trasmettere efficacemente i tormenti interiori del suo personaggio. La pellicola esplora bene temi esistenziali e di crisi interiore, riuscendo a creare un ritratto complesso e affascinante che è rimasto come punto di riferimento nel cinema italiano drammatico degli anni 70, riuscendo a tessere un universo straordinariamente denso, alternando tormento, tenerezza, sete di purificazione e sensi di colpa. Cos'è la notte di quiete in realtà? Ma in realtà non è altro che la morte, come potrete scoprire voi e ve ne accorgerete guardando questo film che io vi straconsiglio, La prima notte di quiete, con il grande Alain Delon, diretto da Valerio Zurlini. E questo è l'omaggio di Grande Cinema con Marco e mio nei riguardi di un grande attore appena scomparso, Alain Delon. Grazie per la cortese visione. Non ti sei mica lasciato scappare niente su ieri sera, no? Perché è la prima notte di quiete. Perché finalmente si dorme senza sogni. Comoda del viso. È vero che è una puttana. Non t'ho cercata per passare una serata divertente. Queste cose non mi interessano affatto. Ma lo sconforto che hai dentro. La tua malinconia senza rimedio. Non riesco a sopportarla. Ma lei non sa niente di me. Non la puoi cambiare! È marcia! Basta dire ti voglio bene e sbraca. Non hai finito di parlare che spalanca le cosce, peggio che se avesse preso le pillole che ci passo, Spider! Si tolga certe idee dalla testa, professore. Vanina non è roba per lei. Quindi non la cerchi, non le telefoni, non faccia niente. Potrebbe passare dei dispiaceri. C'è un momento.
momento nella vita quando due esseri si amano, in cui si desidera avere un figlio. Io ti ho tradito sempre, in tutti questi anni e con chi capitava. Spogliati. Il puzzle è quasi completo, professore, me ne manca un pezzettino. Tu puoi giocare a mammassa con loro, ma non con me. Ti prego, non tornare in città. Ho paura. Ma che cosa ti costa dividerla con me, stupido? Sei abbastanza cinico per farlo. Del resto non è la prima volta. Questo film aderisce alla promozione Cinema Revolution del Ministero della Cultura.